Come amore, sei pronta per il colloquio? Un po' tesa, però sì, sono pronta. Amore, tranquilla, vedrai che ti prenderanno. Ti devono prendere. Amore. Sì. Hai preparato le domande? Sì, ci sono delle cose. Le risposte penso... le preparate? Sì, beh, io. Amore, ti sei concentrata, giusto? Ma amore, amore, calmati, mi stai mettendo ansia. Oh. Grazie di supportarmi così tanto, ma anche meno. Ma che me ne fotta a me, amore, supportare. Ti avevo bisogno di piccole, amore. Siamo a mare, talmente a mare che ne potremmo rapare un lido. Dai, vai a prenderti sto lavoro, forza, concentrata. Grazie, amore. Prego. In bocca al lupo anche a te per il tuo primo giorno. Grazie, amore mio. Che supporto. Salve. Oh, salve, mi raccomando un massaggino veloce perché adesso ho un colloquio importante. Ma guardi, veramente essere qui proprio per il colloquio. Ah, frainteso, mi scusi. Prego, si accomodi. Vedo che ha portato un bel curriculum. Sì, giusto le due cose più importanti. Complimenti, gran bel curriculum. Grazie. Bene, allora, Giuliana Di Stefano, sì. Sì. Nata a Siracusa, sì. 35 anni. 35 anni, sì, sì. Leggo che lei ha lavorato presso la Capsule Incorporation con il dottor Franceschetti. Sì, 3 anni e benissimo. E che cosa faceva? La segretaria? No, io facevo... Faceva le fotocopie? No, no. Faceva le pulizie? No, io ero vice dirigente amministrativa. Dite tutte così. In che senso? Leggo che lei parla ben 3 lingue. Sì, in realtà con l'italiano 4, però. Quindi lei usa bene la lingua. Beh, parlo 4 lingue. Laureata alla Bocconi col massimo dei voti. Sì. Vedi, quando si dice un bel bocconcino. va bene, adesso facendo delle ricerche velocissime. Leggo che lei ha vinto Miss Maglietta Bagnata al liceo, complimenti! Ma come fa a sapere queste cose? Guarda, ormai il web rivela tutto, sa, sono sul suo Facebook, le ho fatto pure la richiesta, poi me l'accetti. Ormai per sapere tutto basta un semplice click. Sarà qualche virus. Sì. Che virus? Sì, forse un virus. Allora, adesso le faccio qualche domanda specifica in linea con l'azienda, va bene? Sì, sono qua per questo. Allora, lei è sposata? No, un compagno. Ah, congiunta, insomma. Sì, sì. Ha figli? Pensate di averne? No, non lo so. È disposta a dare tutta se stessa per l'azienda? Guardi, io do sempre tutta me stessa per l'azienda. Tutto? Quello che serve. Va bene, va bene, adesso le faccio qualche domandina veloce, lei mi risponda subito senza pensarci, va bene? Allora, avete vinciato qualcuno? Non mi è mai capitato fino ad ora. Relazioni con un suo superiore? No, mai. Partite del corpo rifatte? Scusi? Tanga o per diploma? Eh? Quelle facili dicono cosa? Cosa? Frustino o manette? Né frustino né manette, io uso solo la padella! Sto cafone! Allora? Com'è andata? L'ha preso? Lui a me non mi ha preso, ma io l'ho presa in pieno! Sto cafone! Amore, questa storia delle padellate comunque deve finire, ah? Sì, sì, sì. Vabbè, com'è andata a te invece il primo giorno di lavoro? Ma com'è andata, amore? L'ho dovuto lavare. Gli ho dato da mangiare 2 volte col biberon. L'ho dovuto portare a fare una passeggiata al parco. Gli ho dovuto cambiare il pigiama e fargli fare il pisolino e cantarci pure la nanna nanna. E certo, amore, hai risposto a un annuncio per babysitter. Ma quando mai? Era un chihuahua, era.